Nessuno penserebbe che una città moderna come Londra possa avere a che fare con i vampiri, ma ci sbagliamo. Tra il 1967 e il 1984, il cimitero di Highgate è stato al centro di un'epidemia di vampiri. Questo è il filmato di repertorio del 1970 che per primo ha documentato le aggressioni. Si vede il vescovo autoproclamato di un'oscura religione che crede di essere in lotta contro le forze dei non morti. Satana, obbedisci e vattene da questo posto per sempre. Oggi si è rifugiato in un posto segreto nel sud dell'Inghilterra. Sono il reverendo Sean Manchester, vescovo di Glastonbury, membro della giurisdizione cattolica e primate della Ecclesia Apostolica Gesù Cristi. Parlo a nome dei cristiani tradizionali di tutto il mondo. Io credo fermamente nell'esistenza dei vampiri, su questo non nutro dubbi, fa parte della mia teologia. Se devo credere negli angeli, devo credere anche negli angeli caduti o diavoli. E se come faccio devo credere nel soprannaturale, se devo credere negli scritti della Bibbia, devo anche credere che i vampiri facciano parte, seppur in minima parte, di tutto questo. Nel 1969 il vescovo Manchester scopre le prove che dimostrano attacchi di vampiri al cimitero di Highgate. Per quanto ne sappiamo, ha attaccato fisicamente un soggetto di sesso maschile che passava davanti al cancello. Ma c'è chi testimonia di essere stato avvicinato nel proprio letto, di notte. Una delle vittime è Elizabeth Vordewa. Il vescovo mi fa ascoltare una registrazione originale. Abbiamo capito che questo era il paese che avevamo visto entrambi. C'era un cimitero in cui le tombe venivano scoperchiate e i morti si levavano. Il ragazzo di Elizabeth, Kate McLean, inizia a notare una serie di cambiamenti. Ci fu un momento molto drammatico. Io stavo dormendo quando venni svegliato nel cuore della notte. Dalla sua bocca usciva una voce profonda, quasi maschile, che diceva: «Vi porterò giù con me». Mi misi a pregare. Quando mi sono svegliata, sono scesa al piano di sotto. Avevo due sporgenze sul collo, più che altro erano due punture. Non avevo pensato all'eventualità che si trattasse di un vampiro. Era un'idea così lontana da me. Non avevo mai creduto all'esistenza dei vampiri. Ma quando parlai con il vescovo Manchester e venni a sapere dei non morti, mi resi conto che la cosa poteva avere un senso. Sì, credo che sia stato un vampiro. Non ho più dubbi. Per salvare la vita di Elizabeth, il vescovo Manchester e Kate McLean eseguono una serie di riti per liberarla dal vampiro. Le visite notturne si interrompono di colpo ed Elizabeth guarisce. Il vescovo Manchester è la persona che è andata più vicino a un vampiro di mia conoscenza. È sempre armato fino ai denti con il suo kit personale di utensili che prevede paletti, acqua santa, crocifisso e mazza. La caccia al vampiro intanto continua al cimitero di Highgate. Venne localizzato nelle viscere di una dimora neogotica in rovina ai confini con Highgate. Dopo una lotta furibonda, trascinammo i suoi resti in un cofano all'interno del quale venne cremato nel giardino sul retro. Quello fu il colpo di coda dell'ondata contagiosa di vampiri iniziata nel 1974 al cimitero di Highgate. Il vampiro è l'antitesi della vita. È la parodia marce e disgustosa del sangue di Cristo. Porta solo morte, miseria e quel che è peggio, la contaminazione dell'anima.